A un anno dall'avvio della gestione flessibile da parte del nuovo team di gestione è il momento di fare un bilancio. Un bilancio sicuramente positivo, in quanto il 2014 si è chiuso con una performance positiva del 5,47, decisamente al di sopra delle aspettative e soprattutto con un profilo di rischio medio-basso. Risultato raggiunto nonostante la notevole incertezza che ha caratterizzato i mercati finanziari nel corso del 2014 e che sta ovviamente caratterizzando i mercati soprattutto nelle prime settimane del 2015 con un'elevata volatilità intraday su tutti gli indici azionari. Quello che ha penalizzato la linea di gestione nel 2014 è stato la bassa duration finanziaria in portafoglio, in quanto il profilo rischio-rendimento non era ritenuto più così interessante, quindi i gestori hanno preferito mantenere la duration decisamente bassa. Però i timori di deflazione in Europa e le politiche monetarie espansive da parte della Fed e della Banca Centrale Giapponese hanno spinto i rendimenti dei titoli obbligazionari ulteriormente al ribasso e di conseguenza i prezzi al rialzo. Questa mancata opportunità sul fronte obbligazionario è stata ampiamente compensata sulla linea da un sovrappeso di valuta. La posizione in dollari è stata portata gradualmente nella prima parte dell'anno dal 10 al 25% quando il cambio euro-dollaro era in area 1,38-1,39. Ecco che allora abbiamo beneficiato di tutta la svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro man mano che nel corso dell'anno aumentavano le aspettative di un quantitative easing da parte della Banca Centrale Europea per fronteggiare la bassa inflazione, per non dire la deflazione che sta colpendo l'area euro e la bassa crescita. Oltre a questo aspetto, nel corso dell'anno si è mantenuta e cresciuta la parte di esposizione azionaria e nella seconda metà dell'anno e attualmente è in area 30%. Gestita però in maniera dinamica, che è la peculiarità dello stile di gestione flessibile. Vale a dire, si sta facendo un ampio uso di derivati e soprattutto di opzioni per gestire la volatilità. Questo ci ha consentito di beneficiare della forte volatilità che c'è stata nella seconda parte del 2014, pensiamo ad esempio al mese di ottobre quando i mercati azionari hanno perso in area 10%, non ultimo nel ribasso prenatalizio dei primi di dicembre quando di nuovo i mercati hanno perso quasi il 10%, la linea di flessibile è riuscita a trarre profitto da questi movimenti e beneficiare tramite l'utilizzo di opzioni dei rialzi che sono seguiti a queste fasi di storno. Veniamo ora al 2015, un 2015 dove siamo ancora costruttivi soprattutto sulla parte azionaria, eravamo posizionati per beneficiare di un eventuale quantitative easing da parte della Banca Centrale Europea, molto attesa la manovra di Draghi, e quindi eravamo posizionati per beneficiarle e questo è avvenuto. Tant'è vero che la performance d'inizio anno della linea è superiore al 3%. Come l'abbiamo raggiunto? L'abbiamo raggiunto tramite un posizionamento azionario, come dicevo, in area 30%, privilegiando l'area euro rispetto ad altre parti di altri mercati azionari mondiali. Ancora sulla parte dollaro, sebbene negli ultimi giorni stiamo prendendo profitto da parte della posizione, quindi da un 25% di posizione lunga dollaro in portafoglio stiamo scendendo più verso il 15% e manteniamo invece sulla parte governativa la posizione al BTP Italia legati all'inflazione, in quanto siamo ancora convinti che nel medio-lungo periodo la manovra della Banca Centrale Europea, che è stata annunciata
la settimana scorsa ed è ben al di sopra di quanto potessero essere le aspettative, crediamo che avrà nel medio-lungo periodo degli effetti positivi sull'inflazione. Quindi il BTP Italia 2020 può, a nostro avviso, può essere un buon strumento per beneficiare di una ripresa dell'inflazione nell'area euro, che poi è l'obiettivo che la Banca Centrale Europea si sta prefiggendo con l'azione messa in piedi la scorsa settimana. Sempre sul fronte obbligazionario manteniamo il nostro convincimento sui subordinati bancari delle principali banche europee, in quanto a nostro avviso il profilo rischio-rendimento di queste obbligazioni è ad oggi ancora decisamente interessante. Manteniamo al tempo stesso una bassa duration finanziaria, in quanto, vista l'azione della Federal Reserve che sta pian pianino riducendo l'espansione monetaria e credendo che nel medio-lungo periodo anche l'azione della Banca Centrale Europea avrà benefici sull'economia, questi livelli di tasso di interesse a nostro avviso non compensano il rischio che si corre prendendo posizione su titoli governativi. Questo è il posizionamento inizio anno in questo momento.